mi rivolgo a lei, mi rivolgo a tutti i colleghi, le colleghe, ma mi rivolgo innanzitutto al Presidente del Senato e ai capigruppo che sono presenti in aula, chiedendo la cortesia eventualmente ai colleghi dove il loro Presidente non è presente di poter riferire. I nostri presidenti di gruppo, Presidente, domani andranno al Quirinale. In quell'ambito di audizioni che il Presidente della Repubblica, che non interessa a Formigoni ma non importa, ha inteso attivare dopo gli eventi che sono avvenuti nella scorsa settimana alla Camera dei Deputati, ovvero al fatto che le opposizioni abbiano ampiamente dimostrato un disagio che è un disagio palese. Mi piace ricordare, no non mi piace, però sono costretto a ricordare che la stessa problematica ce l'abbiamo purtroppo avuta al Senato quando si discusse della riforma costituzionale. Ora, dopo questi eventi vorrei ricordare anche che in quel momento 100 senatori andarono al Quirinale senza avere l'opportunità di essere ricevuti dal Presidente della Repubblica. Evidentemente 100 senatori al giorno d'oggi non hanno abbastanza rilievo per poter avere accesso alla dimostrazione del proprio forte disagio rispetto alle regole. Ora, dopo quello che è avvenuto, ho sentito da importanti parti anche della maggioranza richiamarsi alla necessità di una ricomposizione, in particolare per quanto riguarda i grandi temi e ovviamente per quanto riguarda il tema dei temi, che è la riforma costituzionale. Orbene, la risposta del governo alla ricomposizione di questo strappo istituzionale che c'è è stato 2 giorni dopo porre 2 questioni di fiducia sia alla Camera che al Senato. Io credo che ci sia un problema, credo che ci sia un problema grosso che dobbiamo affrontare insieme. Come lei intende, Presidente, non sto facendo polemica, sto facendo un intervento che vuole rappresentare le nostre posizioni rispetto a questo disagio. Vede, poc'anzi il Presidente del Consiglio ha, in una conferenza stampa col Presidente francese, detto che la necessità delle fiducie è il fatto che l'opposizione faccia ostruzionismo. Io non lo so se per 34 volte in 365 giorni si possa giustificare la posizione della fiducia semplicemente dicendo che qualcuno in Parlamento fa ostruzionismo. Vorrei anche ricordare che purtroppo stiamo trasformando l'elemento della fiducia, che è un vero un fatto politico, in alcuni casi forse eccezionali ci può essere una fiducia tecnica, ma in un procedimento legislativo costante, superando fondamentalmente qualsiasi prerogativa dell'indirizzo politico che ha il Parlamento. Non parlo di opposizione, parlo di maggioranza e di opposizione. Parlo del diritto dei parlamentari di dare il loro contributo nell'indirizzo politico. Su questo mi permetto di dire una cosa, che secondo quello che si dice vi è anche la necessità di superare quindi la logica della deroga costante alle forme ordinarie del processo legislativo, bilanciando l'esigenza di governo con il rispetto delle garanzie procedurali di una corretta dialettica politica. Non sono mie parole, sono le parole del Presidente Mattarella, che tutti hanno applaudito. Purtroppo devo dirle, Presidente, che la reiterazione di questa forma di legislazione non è più sostenibile da un punto né politico né istituzionale. Ma c'è di peggio, c'è di più. Io mi sono trovato veramente imbarazzato. Vorrei che mi ascoltasse per riferire al Presidente Grasso, che non è immune dalle contingenze. Proprio l'altro ieri la Presidente della Camera Boldrini
ha voluto fare un'eccezione, per esempio, sul fatto che i pareri parlamentari delle Commissioni non fossero stati tenuti in alcuna considerazione dal Governo rispetto alle parti attuative del decreto lavoro. Non entro nel merito del decreto lavoro, entro nel merito del fatto che appena la Presidente Boldrini, per una volta, smarcatasi da una posizione che noi riteniamo di parte, come in parte abbiamo visto anche in quest'Aula da parte della Presidenza, è stata immediatamente redarguita e gli è stato detto che deve fare il suo mestiere. Allora io credo che a fronte di ciò si debba fare un bel ragionamento sul prossimo futuro, partendo da oggi e guardando ai prossimi giorni. Vogliamo parlare di una decretazione d'urgenza che in altri momenti è stata anche bocciata, con le deleghe nella decretazione, addirittura con quell'eccesso di delega che qua era stato evidenziato da molti colleghi e che ha poi messo in condizioni di un ragionamento politico avverso proprio per esempio nel decreto lavoro? O vogliamo parlare per esempio della fiducia sul milleproroghe, che ci sarà sicuramente? Un'altra volta un decreto che è ovviamente omnibus, dove basterebbe, a noi non abbiamo questo istituto, leggere quanto prodotto dal Comitato per la legislazione della Camera dei Deputati per trovarne difetti anche gravi. Ora, Presidente, io mi rivolgo a tutti i gruppi parlamentari, ma anche alla Presidenza del Senato, per dire semplicemente che noi a questo gioco non ci stiamo più. Non ci stiamo a una Presidenza del Consiglio che riversa sul Parlamento delle responsabilità che non sono del Parlamento, che non ci stiamo più a non consentire che il Parlamento svolga la sua azione di indirizzo politico, non ci stiamo più a prenderci responsabilità di connivenza con un sistema che ha superato il parlamentarismo per arrivare ad una bruttissima piega di autorevolismo, e non è una parola nuova, me la invento, se è nuova va bene autorevolismo, perché tanto siamo abituati a tanti dialetti, compreso quello toscano. Consentitemi anche questo passaggio. Io le dico, Presidente, che i nostri gruppi vorrebbero sapere dagli altri gruppi parlamentari e dalla Presidenza del Senato un'immediata, Presidente, posizione politica, perché ovviamente i nostri presidenti, che domani andranno al Quirinale, rappresenteranno quale sarà la nostra posizione politica e istituzionale rispetto a queste cose. Ci sarebbero molte altre cose da dire, ma non voglio tediare né lei né i colleghi. Mi sembra di aver delineato un quadro che è tutt'altro che sereno, che non è stato sereno e che non ci fa vedere il sereno nemmeno domani nei rapporti istituzionali di quest'Aula e del Parlamento con il Governo. Quindi mi aspetto che qualcuno dia una risposta da un punto di vista istituzionale e da un punto di vista politico, perché sennò è inutile applaudire il Presidente Mattarella quando dal giorno dopo si inizia la sfida continua al Parlamento dicendo che è colpa del Parlamento perché si mettono le fiducie, peraltro con contenuti a volte anche incostituzionali. Grazie.